Dov'è? Ciao ragazzi, allora, benvenuti a questa unboxing che facciamo questa volta non più dalla, dalla casa della zia Catina, la Sausa, ma la facciamo dal nostro negozio qui a Luciano. Allora, oggi di cosa parliamo? Oggi vi faremo vedere come si può fare un paio d'occhiali con una stoffa. Stoffa è... No, scherzo, non lo facciamo con la stoffa, però vedete che sono con il metro, con questo qua, Allora, vi facciamo vedere come nascono gli occhiali di un'azienda che secondo noi è una grande azienda in cui il creatore Emanuele Pugnale, abbassate il volume della radio che è un po' troppo alto, grazie, allora i nostri tecnici adesso stanno abbassando il volume della radio, comunque Emanuele Pugnale nel 2013 ha avuto l'intuizione di creare questa azienda, un'azienda interamente made in Italy, abbassiamo ancora un po', grazie, aspettate un attimo che sentiamo. Ok, benissimo così. Questa azienda nasce, appunto dicevo, da Emanuele Pugnale. L'azienda si chiama Pugnale Aware. Nasce nel 2013 a Udine, in Friuli Venezia Giulia, dove mette insieme competenze, passione da tecnologie, stoffe, tessuti e crea dei prodotti che sono tra il passato e il futuro, dove lui si avvale di fornitori che trattano prodotti medicali, dalla tecnologia aerospaziale alla tecnologia automobilistica, materiali preziosi, dalla pelliccia al corno, all'oro, a laminati in oro e a tessuti, tant'è che apre anche una collaborazione con Cervino, tessuti, sete, pellicce, tanta roba. Però allora cosa facciamo? Ah, una cosa, da tutta questa roba nascono occhiali preziosi, belli, unici, spettacolari, un po' come i nostri clienti, perché i nostri clienti sono belli, unici e persone di valore. Bene, allora passiamo subito a vedere. Allora, innanzitutto questo è arrivato nei giorni scorsi e questo è un primo prodotto. Questo è il suo catalogo, piccolino come potete vedere. Va bene per chi vuole vedere le cose in grande. Vedete i particolari degli occhiali, ok? E qua si vedono proprio, questo potrebbe essere proprio, sono dei poster, eh? Vedete come lavora sulle figure geometriche, però anche su come questa è pelle. Come la pelle si interseca con l'occhiale, Prodotti di lusso, ma non lo so, sono prodotti belli, particolari, che danno carattere a chi li porta, non sono occhiali convenzionali, sono unconventional eyewear. Fa figo, detto in inglese. Allora andiamo avanti, eccola qua la scatola, pronti? 3, 2, 1, e voilà. Allora, cominciamo a tirar fuori, via questo. Allora, vediamo subito che all'interno c'è una brochure, ok? Una brochure tutta scritta in italiano, come vedete, ok? Vedete tutta High Technology and Passion for Design, tutta italiano, chiaramente inglese, dove ci sono delle foto in cui l'azienda illustra il prodotto e la mission e diciamo quello che il valore che lei mette sugli occhiali. Ma allora, andiamo con il primo. Allora, attenzione. Guardate, facciamoci un po' di spazio. Allora, questa è la scatola. La scatola si vede che all'interno ci sono delle cose molto preziose, molto carine. Allora, partiamo con il primo modello. Sono alcuni modelli che vi facciamo vedere. Allora, questo è acciaio armonico. Questo è un materiale che si usa nell'ingegneria automobilistica. Lavorato, mi pare, con la stampante 3D. E questa è pelle. Guardate la resistenza e guardate anche la tecnologia con la lente inserita all'interno. Questo è un primo prodotto, lo mettiamo qua. Facciamo un po' di spazio perché sennò poi non ci siamo più in quanto dobbiamo andare avanti poi a cucire. Allora, questo lo facciamo qua. Secondo, andiamo con un occhiale da uomo. Allora, questo dovrebbe essere... Vediamo perché sto tirando a caso fuori. Sì, esatto. Allora, questo è un occhiale da uomo. È una forma classica e all'interno, voi vedete, ci sono degli inserti in corno. Eccoli qua. Anche questo si possono fare tutti quanti da vista da sole, molto elastico con gli stessi terminali. Questo è un altro prodotto, lo mettiamo qua. Cerco di andare velocemente perché i miei ragazzi Marco e qui la Raffaella mi stanno dicendo che devo essere veloce. Allora vado veloce. Andiamo con questo prodotto, vediamo cosa c'è dentro. Ah, ecco qua, volevo far vedere la pellina. Questa è la pellina che è all'interno della confezione. Una pellina che ha una stampa, una lavorazione cashmere, ha un tessuto ben spessorato, cioè c'è sostanza come tessuto. E poi andiamo qui, attenzione, questo è molto bello, a me piace molto questa forma. Questa è energia, voglia di vivere, un occhiale da donna.
tutto tondo, guarda che bello, con degli inserti anche, sembrano gocce, guarda, e invece no, è proprio la, come si chiama, la vernice che fa questo gioco. Andiamo avanti velocemente, ve ne faccio vedere quanti ce ne sono, altri due. Allora, andiamo con un prodotto, sempre un altro occhiale, sempre la stessa confezione. Ah, tutti ricordati di certificato di garanzia, autenticità, provenienza, questo è bello. Questo è un prodotto interamente laminato in oro. Allora, acciaio armonico con inserti in, guardate questo corno color panna, ok, che lo rende ancora più prezioso. E la lente, come potete vedere, ha tutta una pellicola, perché non deve rovinarsi, in quanto questa lente qua è colorata con oro, ok, tutto certificato, laminato in oro. Prodotto molto bello, può essere sia dell'uomo che della donna. Questo è, secondo me, un po' quello che rappresenta la filosofia dell'azienda di Emanuele. Guardate, questo è, diciamo, coniuga proprio quello che dicevamo prima. Allora, oro, tecnologia, come si chiama, dell'auto, per cui queste cose qua. Qua invece, guardate, vi faccio vedere appena appena, e voilà. Questo è un prodotto bellissimo. Qui abbiamo la seta, tutta lavorata a mano e inserita a mano, ok? Con una lente sfumata. Vediamo se si vede la sfumatura. Eccola qua, vedete la sfumatura. E poi tutta la colorazione su acciaio armonico, laminato oro 16 micron. Questo è un pezzo molto molto bello che parla da sé. Guarda Marco, te lo metto qua perché forse qua proprio vedi l'esaltazione del colore. Ecco, allora, lasciamo Marco ancora un attimino. Bene, allora, che dire? Pugnale Eyewear è presente nel nostro negozio, lo trovate nel nostro punto vendita. Venite a provarli, a divertirvi a provarli, con il nostro motto sempre, con allegria, simpatia e spensieratezza. Un saluto a tutti, ciao ciao e a presto su questo canale. Ciao!